Areva paga un caro prezzo alla crisi. Il colosso francese del nucleare ha annunciato tagli di investimenti e del personale. Attualmente erano in corso dei lavori per l'ampliamento di siti in Francia, Stati Uniti e Africa, che tuttavia, a seguito del nuovo piano strategico del gruppo, saranno congelati. Nonostante il nuovo amministratore delegato abbia lanciato un messaggio di ottimismo, annunciando ristrutturazioni e ammodernamenti, le misure prevedono un taglio degli investimenti pari al 34% e il licenziamento di 1.500 dipendenti in Germania, su una base di perdite per il 2011 pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Preoccupati i sindacati. Bisognerà aggiungere dei congelamenti di salari nel corso dei prossimi anni, si parla di 2012 ma verrà anche nel 2013. È fuori questione che la CGT accetti tagli occupazionali o un congelamento degli stipendi, come è stato annunciato. Il disastro nucleare di Fukushima, avvenuto a marzo scorso, ha avuto un impatto pesante su tutto il settore. Quanto al taglio in Germania, il gruppo ha giustificato la scelta a seguito della decisione di Berlino di uscire dal nucleare entro il 2022, spegnendo così i 17 reattori attualmente in funzione. Per gli investimenti sull'attività mineraria dell'azienda nazionale francese sono state annunciate cessioni, ma senza dettagli sulle cifre.